così. È notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me, per fare la città. Cari amici, sto camminando un po' a fatica, penso un po' per la mia età, ma anche per la complessità di questo terreno della vigna di Maria Chavez. E ho nelle mie mani una serie di targhette che il centro missionario di Fossano mi ha consegnato, e io l'ho consegnato all'ASDE, ma praticamente poi ha continuato a finire nelle mie mani, e queste targhe saranno poi messe sui vari pali di testata della vigna. E mentre vi dico pali di testata, la vigna comprende 27.000 pali, sia di testata e sia quelli interni che servono a reggere direi il filare. E in più le barbatelle sono le pianticelle della vita, ecco, diciamo così, sono state poste 106.000 barbatelle arrivate da Rauscedo in due grossi container refrigerati. Una spesa enorme, però penso che noi che vogliamo vivere la carità, vogliamo essere attenti agli altri, e bisogna fare la carità in maniera intelligente. Il bene va fatto bene, no? E vedete qui le targhette su questo palo, su altri pali che mi sono qui a fianco, queste verranno messe lì, e sono le famiglie che hanno collaborato e vogliono collaborare al grande progetto della Vigna di Maria Chavez, offrendo 500 euro per ogni filare. Non sarà di proprietà, però ogni filare porterà di testata il nome della famiglia, del bimbo, di chi si vuole. E questo sarà un segno anche per i contadini, no? Che l'affetto, la carità, l'amore diventa solidarietà, perché una terra possa crescere, perché le famiglie di questi contadini possano prendere fiducia e possano dare la possibilità ai propri figli di farsi un futuro attraverso la formazione, attraverso l'insegnamento e tutte queste cose belle. Noi le diamo per scontate. Allora, cari amici, da questa bellissima vigna, perché tocca tutto il mio cuore, vi auguro tanto bene, forza di bene, e andiamo avanti con fiducia sempre. Che ormai